Eccoci qua, benvenuti in questo nuovo video. Come sempre, il video è lunedì, quindi ci sono io che registro. Facciamo una cosa semplice: crostata alle fragole, un classicone che io trovo delizioso. Abbiamo la pasta frolla croccante, no, friabile, la crema pasticcera cremosa e vellutata, e poi profumata al limone. La voglio profumare al limone, che con le fragole ci sta benissimo. E poi la frutta fresca sopra, buona, buona, buona. Ho pensato di fare questa torta per la festa della mamma. Ho fatto un sondaggio anche su Instagram tra una crostata e una torta, sempre a base di fragole, più soffice magari questa, e molti mi hanno, cioè la maggior parte mi ha detto che preferiva una crostata. Sarebbe la scelta più indicata anche nel mio caso. Insomma, tante mamme piace la crostata di frutta. Molto bene, partiamo con la frolla, vedrete che roba bella che esce, eh? In una ciotola mettiamo la farina, burro, che deve essere freddo da frigo, vai con lo zucchero. Per renderla più speciale voglio aggiungere anche un po' di farina di mandorla. Per farla ho preso delle mandorle, in questo caso con la buccia, e le ho frullate molto finemente. Aggiungo anche un cucchiaino di lievito. Perché ho messo il lievito? Se poi dopo vedrete che farò cuocere questa frolla alla cieca, quindi mettendo dei pesi sopra affinché non si gonfi. Perché io non voglio una frolla impaccata, la voglio tra virgolette areata, un po' più, capito? Anche quando la mangiamo, che abbia uno spazio areato all'interno, non so come dire. Allo stesso tempo però i pesi cosa servono? Per non farla gonfiare in un modo disomogeneo, quindi con questi pesi sopra non si formeranno delle bolle in superficie. Andiamo avanti. I pesi andranno benissimo, legumi, riso, dopo vedrete. Cominciamo a fare la sabbiatura, quindi sfreghiamo bene il burro con la farina. Guardate da vicino, prendo la farina e il burro e sfrego così. Volendola potreste anche aromatizzare, ma in questo caso io preferisco tenerla neutra, anche perché dopo la crema sarà aromatizzata, eh? E anche le fragole ovviamente daranno il loro sapore. Adesso che abbiamo ottenuto queste belle briciole, aggiungiamo l'uovo. Una mano. Ok. Terminiamo di impastare fino a quando tutti gli ingredienti si amalgamano bene. Pellicola. E riposo in frigo per almeno 40 minuti. Ora crema pasticcera, la facciamo al limone. Mettiamo a bollire il latte, cioè a scaldare più che a bollire, a fiamma bassa. Tuorli, zucchero. Ecco, sbattiamo per 20 secondi. Prendo un bel limone grande o due piccoli e lo grattugio. Solamente la parte gialla, come sempre. Con un pizzico di maizena cerchiamo di recuperare tutti gli oli essenziali che sono rimasti nella grattugia. Pizzichino di sale che esalta il dolce. Bene, il latte è caldo, non è bollente. Lo verso direttamente nella base di crema e stempero il tutto. Mi raccomando, mescolate bene sotto, sui lati. Versiamo questa base di nuovo nella padella, nella pentola, e facciamo addensare a fuoco medio, continuando a mescolare. Eccola lì che comincia ad ispessirsi e mi si appanna anche il cellulare. Perfetta, direi. Versiamola in una pirofila, pellicola a contatto per evitare che si formi la pellicina. E mettiamola in frigo a raffreddare completamente. Stendiamo la nostra frolla riposata abbastanza sottilmente, ma non troppo. Ho in mente la canzone della Pimpa, non so perché. Alla mattina sveglia dal letto, faccio il bagnetto, corri in cucina. Spessore giusto, quanto sarà? Adesso prendo il metro e ve lo dico. Mezzo centimetro scarso. Questa qua è una tortiera da crostata imburrata. Se mi si rompe un po' pazienza, che tanto dopo coppandola la sistemiamo. Questa teglia qua ha un fondo removibile, eh? È molto comoda, è da 26, 28 centimetri circa di diametro. Se non avete questo stampo qua, non preoccupatevi. Avete presente questo stampo a cerniera? Ecco, in questo caso è da 26. Ieri ho fatto una prova, praticamente vedete che è ancora sporco, allora c'è, cioè, ancora bagnato. Basta imburrarlo, metterci carta forno qua, carta forno sui lati, stendere la frolla, disporla bene, più o meno a metà, così la tagliate con una rotella o con un coltellino.
E poi fate lo stesso procedimento che andrò a fare con la tortiera, appunto, che uso questa volta, quindi con il fondo removibile adatta per crostata. Il risultato è questo, non è per niente male. Ovvio, il bordo vedete che è un po' meno preciso, però comunque c'è, fa la sua figura. E poi con la mano rimuoviamo l'eccesso. Se vi avanza un po' di pasta frolla, ovviamente o la mettete in congelatore o vi fate due biscotti. Sempre apprezzati, direi. Bucherello per evitare che si gonfi. Carta forno per fare la cottura alla cieca. La piego in questo modo, prima così, poi così, poi così. Prendo il raggio, che deve essere un po' più abbondante, ovviamente, visto che devo fare un cerchio più largo, più ampio. Metto sopra dei legumi abbondanti, eh? Basta poi riutilizzarli questi qua, eh? Li usate sempre per la cottura alla cieca. Pressate un po' senza esagerare e prendiamo la teglia in questo caso dai lati perché sennò se la prendete da sotto è un disastro. Nella parte centrale a 180 gradi in modalità statica per circa 25-30 minuti e poi rimuoveremo i pesi e proseguiremo la cottura per ancora 10-12 minuti. Aspetta forno, adesso sarà un po' un casino, infatti io metto sempre qua una ciotola, non so se la vedete la ciotola, aspetta che guardo se la vedete. Odio fare questa parte qua, potevo benissimo tenerla un po' più. Proseguo la cottura per ancora, come ci siamo detti, insomma, 8 minuti, facciamo pianino. Bella dorata, non troppo scura. Lasciamola raffreddare completamente così a temperatura ambiente. Bene, il lavoro più duro l'abbiamo fatto, adesso dobbiamo decorare. Prendo la crema e la lavoro in modo tale da renderla morbida e vellutata. La faccio come un po' debordare la crema, nel senso che voglio che questa parte qua, vedete, questa qua più esterna, sia leggermente rialzata in modo tale che si noti leggermente anche se la torta deve ancora essere tagliata. Ho lavato delle fragole, adesso le asciugo e le taglio in quarti o in ottavi in base alla grandezza. Adesso dispongo le fragole. Un po' in disordine, tra virgolette, ma comunque con una logica, eh. Preparo la gelatina, quindi verso il contenuto di mezza busta circa in un pentolino, un cucchiaio colmo di zucchero, 150 ml di acqua. Mescolo e comincio a cuocere. Diventa trasparente. Adesso ancora da caldo, attendiamo un minuto e poi cominciamo a spennellare la frutta. Senza esagerare, ma un po' ne serve anche proprio per lucidarla, no? E per renderla un po' più compatta, che risulti più un tutt'uno, ecco, che non si separi. E anche per conservarla un po' di più, per avere un colore della frutta più vivace a lungo. Ora mettiamola in frigo per 3-4 ore a compattare e poi possiamo servirla. Vado a prendere due foglie di menta nell'orto. Scegliete magari le più piccoline e dategli un certo movimento quando le mettete sopra, così tipo. Siamo arrivati alla parte più bella, e qual è? Mangiare. Vedete, così deve essere la crema pasticcera, vellutata, non troppo densa, però allo stesso tempo si deve sostenere, perfetta. Facciamo così, prima la finisco tutta la fetta e poi vi racconto. L'equilibrio è proprio quello che uno si aspetta da questa torta. Abbiamo un equilibrio sia di sapori tra parti fresche e parti più dolci e di consistenze, quindi friabilità, cremosità, consistenza morbida, tra virgolette un po' più da frutto, quindi un po' fibroso, però l'olio della fragola è piacevole. Buonissima ragazzi, vi prego fatela per la festa della mamma, anzi auguri a tutte le mamme
Noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Qua, se la fate questa torta, che io me lo auguro, taggatemi magari anche su Instagram o su Facebook. E poi vi lascio come sempre i soliti tac tac per gli altri due video, se magari non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale per sostenermi e per rimanere sempre aggiornati attivando la campanella. E invece qua c'è il collegamento con il blog. Grazie a tutti quanti voi, come sempre, e noi ci vediamo giovedì con un nuovo video. Adesso io ne mangio ancora.